Jimmy Page e Led Zeppelin, è stato e ancora uno di quelli più coinvolti nella pratica della magia, tant'è che arrivò addirittura a comprarsi un antico maniero, quello era stato un bellissimo mulino a vento che era appartenuto al più grande mago del Novecento, che è Aleister Crowley, e che si ritrova sulla parte meno turistica di Loch Ness, e si fece ristrutturare questo antico maniero, per tra l'altro da un occultista, Charles Pace, per poter tornare a praticare esattamente quegli stessi cerimoniali che praticava Aleister Crowley.